Benvenuti in questa nuova puntata di Deepen, io sono Zap, io sono Palla, siamo live e adesso... E funziona! Funziona? Beh, non è detto, non è detto assolutamente, e oggi parliamo di un tema molto interessante, vogliamo fare un po' di chiarezza sui vaccini, data anche la notizia degli ultimi giorni, che appunto si dice, si vocifera che sia pronto un vaccino per il Covid. Questa notizia l'ha sentita solo Zap in esclusiva, quindi è un'esclusiva dell'ambiente medico. E esatto, ve lo diamo gratis, però se volete fare una donazione, donate pure, c'è il mio IBAN in descrizione. Fateci sapere se sente e se qualcuno ci sta ascoltando. No, quella risposta è no, nessuno ci sta ascoltando. Esatto, nel frattempo noi perdiamo un attimo di tempo, vi raccontiamo che martedì ci sarà, quindi domani sarà una nuova puntata di Deepen Scienza. Tu ci dai uno sneak peek? Uno sneak peek, parleremo di metabolismo e di... sai che mi sono dimenticato? Incredibile. Puntata che comunque rimane impressa. No, parliamo della beta-ossidazione. Beh, una roba interessantissima, no, vabbè, imperdibile, dai, la rende interessante sul fatto che gli orsi vanno in letargo e l'uomo no. Oh, quindi, okay, la cosa interessante. La beta-ossidazione. Perché c'è di mezzo la beta-ossidazione. Perché questi dopo 6 mesi non si sveglia mai e noi invece 8 ore e poi ci scappa la pipì? Esatto, questa è la domanda. È il punto. Ok. E mentre invece poi mercoledì abbiamo Deepen come fare podcast, su cui assolutamente non mi ricordo su cosa sarà la puntata. Va bene, giovedì pausa perché comunque anche il signore settimo giorno si è riposato. Esatto, noi lo facciamo il quarto. Venerdì, sabato e domenica Deepen Crimini che sta andando molto bene, quindi vi stiamo facendo, per chi non lo sapesse, il delitto di Cogne. Sì, quindi un tema scottante anche lì. Sì, e vi anticipo che se riesco, settimana prossima ci saranno 3 puntate, non 2. Quindi top. Ve lo dico così, live, così chi ascolta bene, chi non ascolta lo scoprirà poi. Nel senso che siccome appunto analizzando il caso sono venute fuori più cose da dire rispetto a quelle che avevo preventivato, ho pensato di fare una puntata extra e se riesco la faccio appunto questo weekend, dove vorrei chiudere il caso. Ciao, e, Ola. E quindi niente, appunto saranno 3 puntate questo weekend, se no mi prendo un weekend dopo, tanto non è che ci corre dietro nessuno, anche perché Deepen non va in vacanza, cioè Zappa va in vacanza. Zappa va in vacanza, oggi è in partenza tra l'altro, quindi facciamo un press. Ola, facci sapere se ci senti in bene, vacanza. Così poi noi partiamo con la puntata. Pensavo se andava in vacanza, Ola. Ola, se vai in vacanza vuol dirci anche dove vai. Ce lo puoi raccontare. Perché Zap non fa un gazzo dalla mattina alla sera e quindi può fare un gazzo anche al mare. Esatto. Quindi, vabbè, direi di iniziare. Dai, iniziamo perché l'argomento, siccome abbiamo annunciato questa puntata 56 volte, esatto. Ogni puntata diciamo, poi facciamo quella di vaccini, finalmente l'abbiamo fatta, ma solo perché non avevamo idee migliori. Allora, la notizia è che l'Università di Oxford sembra aver completato i primi trial clinici su un vaccino per il coronavirus. Questo vaccino per il coronavirus non si sa ancora bene come sia, diciamo, strutturato chimicamente, diciamo, però sarà pronto, sembrerebbe, se il trial va a buon fine, per questo inverno. Quindi questo inverno ci saranno le prime scorte, anche in Italia, di vaccino per il coronavirus. Non so dirvi molto di più perché non ci sono ancora articoli scientifici a riguardo, quindi per questo penso che farò una puntata, diciamo, dedicata su Deepen Scienza, dove vi spiegherò tutti i crismi del vaccino, come funzionano e in particolare come funzionerà quello del coronavirus, però sappiamo che ci saranno all'incirca 400.000 dosi pronte a disposizione per l'Italia entro gennaio. Pochissime, quindi. Pochissime, perché chiaramente è necessario che, diciamo, serve molto tempo per produrre il vaccino, no? E quindi arriveranno a scaglioni le varie dosi, però possiamo dire, se tutto va bene e non ci sono controindicazioni al vaccino, che entro, diciamo, luglio prossimo dovremmo essere tutti tranquilli. Tutti vaccinati. Esatto. Tutti vaccinati, si spera, perché questo è un altro tema che voglio affrontare oggi, quello dei novax. E perché anche lì c'è un sacco c'è di autisti ci saranno, esatto. Entro luglio 2021, quindi occhio. No, vai tu perché non so. No, niente, dire. Volevo trattare un paio di argomenti. Oh. Allora, innanzitutto i Novax. Secondo
l'immunità di gregge, che secondo me è stata fortemente strumentalizzata come informazione e travisata. E poi volevo parlarvi un po' del perché c'è questa credenza che i vaccini appunto provochino l'autismo. E poi io volevo aggiungere, siccome questo già giustamente utilizzava un approccio più scientifico, sapete che io della scienza me ne fotto, mi fa cacare la scienza, e invece io proporrò verso fine della puntata l'aspetto un pochettino più etico, no? Cioè un governo, uno Stato, è giusto che imponga ai suoi cittadini una medicina, in questo caso che è un medicinale, certo. Giusto? Possiamo dire di sì, giusto per parlare in termini semplici, no? Anche perché non saprei. Comunque è giusto che imponga in modo obbligatorio, penalizzando chiaramente chi non lo fa, un medicinale, e alla fine ne parleremo. Però prima appunto analizziamo tutta la questione. Allora, innanzitutto, Palla, ti chiedo, da profano, sì. Tu cosa hai capito che è l'immunità di gregge? Allora, da profano, l'immunità di gregge è sostanzialmente quando una malattia, almeno non dico che è quello che ho capito io, quando una malattia che circola in modo diffuso tra le persone fa sì che, siccome tante persone la prendono, dopo un po' si sviluppi una specie di... cioè questo virus smette di circolare, non è che smette di circolare, non infetta più le persone perché... ne ha infettate così tanto che tante che si sono sviluppati degli anticorpi e che quindi appunto no, non è più pericolosa. Perfetto. Non è così. Sei proprio cascato nella trappola di Boris Johnson. Perfetto. Ma io non ho idea di cosa sia. Allora. Esatto, perché appunto quello che è stato trasmesso è questo, no? Sì. Che il virus ci infettiamo tutti, poi sparisce perché tanto siamo tutti sieropositivi. Esatto. Non è questo. L'immunità di gregge che cos'è? È stata sviluppata appunto per i greggi, quindi per questo deriva, da questo deriva il nome immunità di gregge, e è una, diciamo, una conseguenza dei vaccini. Quindi quando noi utilizziamo un vaccino, il vaccino, come tutti gli altri farmaci, non è efficace al 100% per tutte le persone. Quindi c'è una percentuale, diciamo più o meno casuale, di persone che sono resistenti al vaccino e che quindi su di loro non funziona. E queste persone si dice che avranno un'immunità di gregge. Questo cosa vuol dire? Che se un vaccino è efficace al 98%, vuol dire che il 98% delle persone o degli animali non si infetterà e di conseguenza il virus in questo caso non avrà modo di espandersi, perché chiaramente non infettando, e quindi quel 2% potrà sfruttare l'immunità di gregge. Ok. Perché semplicemente non verrà a contatto col virus. Quindi esattamente la cosa opposta. Cioè il virus circola di meno. Esatto, siccome il virus gente, non circola che il 98% perché il 98% delle persone non lo può prendere. Sì, è sano, nel senso non lo prendo. Quindi okay. È esattamente il la cosa contrario. Opposta. Questo per farvi capire quanto l'informazione può essere travisata e strumentalizzata, certo, nel modo in cui tu vuoi farla uscire, no? Certo. E chiaramente le persone, non sapendo che cos'è l'immunità di gregge, lo sentono dire da Boris Johnson, che chiaramente con quantità di primo ministro è, diciamo, una fonte attendibile, e si fidano. E quindi questo è un po' il tema che trattiamo in modo ricorrente su DeepN, ovvero l'utilizzo delle informazioni in modo errato e strumentalizzato. Poi parliamo un po' dei Novax. Perché io mi ricordo un periodo di ormai 4-5 anni fa in cui i Novax erano, diciamo, i nuovi terapiattisti, no? Sì. Diciamo che poi va a periodi, non so, che poi ogni tanto abbiamo i vegani, sì, poi abbiamo i Novax, poi abbiamo i terapiattisti. Sì, ogni poi tanto c'è cioè, questo filone di gente che va contro l'establishment, appunto, tradizionale, con dei nuovi paradigmi che però spesso rivelano un po' di un'inconsistenza di fondo, no? Come per esempio i Novax. Esatto, io infatti vorrei suddividere la popolazione dei Novax in due macro categorie. Uh-huh. Uno può essere Novax perché è complottista, perché è 5G, perché è tutte le minchiate, e quelli non li consideriamo, perché ci sono, ce li dobbiamo tenere, e purtroppo votano anche loro. Esatto. E su quelli non possiamo fare nulla per riuscire a renderli più intelligenti. Però io mi metto nei panni, ho visto un programma, mi ricordo che ho visto un programma che mi aveva molto colpito, di una madre. Anch'io l'ho visto su YouTube l'altro giorno. Esatto, sulla 7, il programma era... Sì, la gabbia, non me lo ricordo, forse, sì, una roba del genere, di questa mamma. Che dice ne so più del dottore. Esatto. La mamma informata ne sa più del dottore. Esatto. Io quella mamma lì, poverina, la compatisco. Nel senso che non penso che sia stupida, penso che sia ignorante.
Ignorante in senso buono, nel senso che ignora. Adesso facciamo la battuta di Aldo Giovanni Giacomo, due ore. Vincenzi sono belle. Esatto. No, però in senso buono, perché è una persona che non conosce un tema e posso capire che abbia dei dubbi, che si ponga delle domande. E questa è anche una curiosità buona in questo senso, no? Cioè, non prendere per vero tutto quello che ti viene dato è una cosa positiva. Il fatto è che, secondo me, c'è un po' di confusione. Nel senso che parliamo di vaccini, innanzitutto, che provochino l'autismo, non è assolutamente vero, e dopo vi porterò anche delle prove a sostegno di questa cosa. Però il vaccino, come tutti gli altri farmaci, come l'aspirina, come la tachipirina, come tutti i farmaci che siamo abituati a consumare anche quotidianamente alcune persone, hanno un certo ordine di rischio, no? Per esempio, c'è stato uno studio qualche anno fa sull'aspirina, e l'aspirina solo in UK provoca all'incirca 3.000 morti all'anno. Quindi capite bene che un farmaco come l'aspirina, che siamo abituati a prendere come fossero caramelle, anche quello ha un certo pericolo, no? Allo stesso modo un vaccino ha un certo pericolo. E su questo non c'è dubbio, tant'è vero che ci sono state delle situazioni nel quali i vaccini hanno portato delle vere e proprie sindrome importanti, come per esempio durante la guerra del Golfo, quando i militari dovevano partire gli facevano una valanga di vaccini prima di partire, e quindi appunto si è provocata la sindrome del Golfo, che era provocata dagli eccipienti che sono inseriti all'interno del vaccino per provocare una risposta immunitaria e rendere il vaccino efficace. Quindi nessuno ha mai detto che il vaccino sia sicuro al 100%, perché è impossibile. Cioè, qualsiasi cosa che fai ha un certo grado di rischio. Allo stesso modo, bisogna considerare che per quanto il vaccino possa avere dei rischi, è indispensabile. E su questo spero che non ci siano dubbi, no? No, secondo me è proprio invece il dubbio. Ma allora... secondo me non è... Cioè, allora, va bene il mito, anche io prima ho fatto la battuta che entro l'estate 2021 sarà pieno di autistici, va bene. Però secondo me, invece, è proprio il dubbio, più che... Cioè, secondo me ci sono due filoni dei Novax, diciamo, seri, no? Abbiamo fatto prima la divisione. Il primo è quello che dicevo io, che ho detto che poi di cui parliamo alla fine, no? Cioè, è giusto che qualcosa venga imposto e non consigliato, poi di questo ne parliamo alla fine. Sì. La seconda questione è: serve davvero? Cioè, non è che è tutto, perché poi è vero che fa poi parte di un complotto delle multinazionali e tutto quanto, però c'è l'idea del, meno che ho letto io in giro, che ho sentito in qualche trasmissione, del il vaccino in realtà non serve a niente. E come fai a dirlo? Cioè, il vaccino viene imposto perché vengono studiate delle statistiche. Ma tu stai facendo... No, ecco, questo è il classico... Io sono d'accordo con te. Ma tu stai facendo un discorso razionale. Cioè, c'è la ricerchina scientifica che mi spiega... la medicina è razionale. Certo. Non è che la gente ti impone di fare il vaccino così. Ma la medicina è razionale. Il problema è che sono le persone che non sono razionali. E questo è il problema che la medicina non capisce. Qual è il discorso? Allora, ti faccio un esempio classico che faccio sempre anche alla mia ragazza. Arriva il pneumologo a scuola e parla dei danni del fumo, sì. Ok? Marijuana e compagnia. Le persone escono e l'obiettivo dello scienziato, che non è giusto, è sacrosanto, cioè evitare che degli adolescenti incappino in un vizio, sbagliato, giusto? Perché, e non c'è neanche bisogno di stargli due ore a elencare tutti i danni che fa, però giustamente si mette lì e lo fa, pneumologo dell'Humanitas, pneumologo comunque di un certo tipo. Escono le persone, paradossalmente, sono ancora più invogliate a provare questa cosa. Questo è il problema di fare un discorso razionale, come quello che stai facendo tu, che è sacrosanto e che nessuno può razionalmente... contraddire. Esatto, contraddire. Infatti nessuno troverai mai che ti viene a spiegare, ma... Beh no, i Novax lo fanno, cioè è proprio sì, questo che fanno. Ma ti dicono che i vaccini non servono perché la, non so, dimmi una malattia, che il morbillo, no, il morbillo, c'è cioè il vaccino per il morbillo, sì. Che il morbillo non esiste, la varicella non, anche senza morbillo, perché Poi... il fatto che tu non vedi qualcosa quotidianamente non vuol dire che non esista. Sì, sicuramente però... i medici vedranno quotidianamente persone che non hanno fatto il vaccino e muoiono per una malattia del cazzo. Certo, assolutamente, ma e infatti i medici... la cassiera dell'iper no. Ma infatti i medici che ci sono, esistono anche dei medici Novax, che di solito sono dei medici che devono, che sono alla ricerca di notorietà, sono alla ricerca, no, dell'opinione sempre contrastante, sono sempre quei medici che poi magari non ti vai a far curare, no? Li ascolti in televisione perché fa ridere, ma poi non ti vai a far curare. Ma ti ripeto, il tuo discorso
che è un discorso perfetto, su cui adesso, se qualcuno ha qualcosa da eccepire lo dica, ma penso che davvero non sprecherei un altro minuto a dire quello che, come si dice, a contraddire quello che stai dicendo, però va a inserirsi in un contesto, e io questo critico fortemente, ma non soltanto alla medicina, alla scienza tutta, dove tu tratti in maniera razionale, in maniera giusta, determinate tematiche, ma quando poi vengono spiegate a degli esseri, gli esseri umani, che non sono, e qua io, qua probabilmente ci scontriamo da un punto di vista ideologico, che non sono degli esseri razionali, perché se l'essere umano fosse un essere razionale, nessuno fumerebbe banalmente, certo. Perché razionalmente se uno pensa a fumare dice no, ok, quindi ti manca proprio lo stesso, il piano comunicativo è sbagliato. Quindi, tornando al discorso di... ciao Pietro, figurati, è sempre un piacere averti con noi, stiamo ciao, parlando Pietro. Dei Novax. Il discorso è, in una trasmissione, sempre sulla 7, dove un dottore spiegava con... aveva, io mi ricordo, i fogli in mano, ed era in difficoltà perché come spiegare che il cielo è azzurro, no? Sì. Cioè, fai fatica a dimostrare che il cielo è azzurro. Cazzo, certo. Azzurro, se uno ti dice sì, che è verde... Non ci ha neanche mai pensato. Bravissimo, è come dire, no, è come se uno ti dice l'essere umano può vivere senza respirare ossigeno, ma solo respirando azoto. Questo è uno dei motivi per il quale ho aperto Dipenscienza, cioè riuscire a spiegare degli argomenti molto difficili, però in modo molto semplice, in modo che chiunque possa capirli, no? Esatto. Perché se tu capisci una cosa profondamente, è difficile che poi, se senti il Novax che ti dice che il 5G provoca la malaria, assolutamente, non lo mandi a cagare, cioè, capito? Certo, ma io sono d'accordo con te al 100%. È sicuramente una mission impossible, nel senso che... No, è un atto di fede, no? Sì. Scientifico, quindi figurati. Però, anche lì... Non sono stupido, l'abbiamo già parlato mille volte di perché esistono i complottisti, i complottari, no? Perché hanno bisogno di dare una spiegazione al mondo, di un mondo che chiaramente non capiscono perché è probabilmente troppo complesso e che quindi riducono a uno schema più semplice in modo da spiegarlo. Lo stessa cosa sui vaccini, oltretutto su una cosa che non vedi direttamente, come le malattie, come certo. Il virus, come il vaccino in sé. Perché poi il vaccino, se funziona, oltretutto... Cioè diventa silente, esatto, nel senso che non vedi nessun risultato. Oltretutto, la cosa, secondo me, ancora peggiore, questo è un altro errore della scienza, ma non è un errore della scienza come disciplina, è un errore della scienza come comunicazione. Ti dice, ti inseriamo un virus morto per attivare un sistema... Cazzo, uno si è fermato al virus morto e dice, mi stanno infettando, cioè, capito? Sì. E sì, quindi, quello è il problema. Io faccio sempre questo esempio, no? Negli Stati Uniti era venuto fuori la ricerca che quando facevano l'educazione sessuale e dicevano che la persona A, se faceva sesso non protetto con la persona B, in caso fosse una donna chiaramente, poteva rimanere incinta, il problema era che le persone non riuscivano a capire che persona A potevi essere tu, ma si immaginavano che persona A era una persona nell'ipregoragno platonico probabilmente, no? Cioè in un mondo che non esiste, ma... la persona A corrisponde a chiunque, certo. No? Quindi figurati, persone che hanno di solito poca capacità di astrazione e che quindi non sono in grado di immaginare un mondo senza loro stessi protagonisti, figurati come fanno fatica a immaginare che il virus entra, ma è un virus morto o è un pezzo, perché poi ogni volta la spiegazione è diversa, un pezzo di virus, il virus morto che si perde, dice questo mi sta mettendo un virus. Oltretutto poi c'è tutto il discorso delle case farmaceutiche, no? Che ti vendono i vaccini anche se non servono, perché devono guadagnare, anche se abbiamo spiegato in una puntata un po' di tempo fa che un responsabile di una casa farmaceutica da Montemagno aveva detto: per noi i vaccini sono il business peggiore, perché certo. Lo fai una volta nella vita, sì, al massimo fare il chiamo dopo 10 anni, ma, no, cioè, ma se ti vendo 2 medicine in 10 anni è pochissimo, quanto certo. Occhi ti vendo, quanto... E io non capisco come la gente possa non considerare queste cose, quanto Voltaren ti vendo, esatto. Cioè, capito, quante... quanti, scusami, come si chiama quelli dell'allergia? Antistaminici ti vendo, cioè ci certo. Sono delle malattie, delle medicine che ti vendo certo, più volte. Il cronico è una miniera d'oro. Esatto, alla... rispetto al vaccino che te lo vendo una volta e ho finito, che quindi è drammatico da quel punto di vista. Poi trattiamo un attimo un altro argomento, sì. Così poi teniamo tempo per discutere un po' di etica. Parliamo di questa storia che i vaccini fanno venire l'autismo. Ok. Allora... Io vi dico una cosa e ci dovete credere, non perché io sia Dio e voi i miei fedeli, ma perché esiste internet e quindi andatevi a informare. No, anzi, perché tu sei Dio e voi siete i fedeli, cioè questo è esattamente... No, perché il problema è quello, che se non c'è un'autorità, tutti adesso iniziano a... Cioè, tutti no, allora, noi, però facciamo anche WhatsApp.
facciamo... Cioè, Zao che cazzo ne sa? Esatto, no. Zao ma... è Dio, allora, o metti in questione Dio e facciamo anche un disclaimer, io non sono ancora abilitato, quindi tutto quello che dico lo dico in qualità di singolo privato cittadino, guarda, quindi è giusto, esatto, è giusto che voi vi andate a informare. Però qualche lezione di medicina, purtroppo, nei miei 6 anni di università li ho fatti. E vi dico che questa credenza del vaccino che porta all'autismo è un falso mito, dimostrato falso, scientificamente e da chiunque. La persona che l'ha inventato è stata giudicata colpevole di aver mentito, e la persona in questione è Andrew Jeremy Wakefield. Non so, scusate la pronuncia, comunque andate a cercare su YouTube o su... È quello che si è inventato tutto perché doveva... È per una casa farmaceutica forse, no? Adesso non mi ricordo. Al contrario, lui ha fatto un trial sui vaccini e doveva... diciamo, questo trial è stato dimostrato essere pagato da società di avvocati perché c'erano delle persone che avevano fatto appunto una class action per dire che l'autismo dei loro figli era stato provocato dal vaccino. E lui ha falsificato palesemente dei dati per fare uscire questa cosa. Mentre le case farmaceutiche in questo caso... Io sono con lui comunque. Cioè, se tu devi avere ragione, devi, cioè, sì, devi essere disposto a tutto. Bravo, come si chiama? James? Sì, James. Bravo James, io sono con James. No Vax. Andrew Jeremy Wakefield. James, vabbè, c'era una vabbè, J, dai. Jeremy, grande J, fanculo, hai fatto bene. Quindi lui si è inventato dei dati e su questa cosa poi si è creato tutta la roba del Novax. Sì, sì. Ma è stato dimostrato che lui è stato pagato, è stato condannato, è stato radiato dall'albo dei medici, ha preso mi sembra anche 10 anni di carcere, e io non capisco come ancora la gente possa dire che i cazzo di vaccini portino all'autismo. Perché se per te è tutto un complotto... Va bene, ma allora io domani mi invento una cazzata, mi condannano e la gente ci crede lo stesso. Cioè, ma se per te è tutto un complotto, allora anche il suo arresto è tutto, è un complotto. Ma è lui che stava facendo il complotto, cioè si è inventato i dati per far uscire questa cosa. Ma, allora, a parte che ha fatto bene, perché devi sempre avere ragione. Più importante avere ragione che dire la verità. Ma al di là delle stupidate... detto, secondo me la questione e in questo caso poi le case farmaceutiche oltretutto che i Novax dicono essere il male assoluto erano la parte lesa, perché certo, effettivamente è stato dimostrato il contrario, cioè che il vaccino non provoca assolutamente l'autismo. Sì, sì, assolutamente, cioè è veramente una situazione paradossale. Sì, però ripeto, il mondo è paradossale e la vita è paradossale e tante persone davvero che si trovano a barcamenarsi nel mondo e devono dare una spiegazione agli eventi, come si dice, devono e in un certo senso vogliono trovare delle situazioni paradossali per spiegare magari la loro vita paradossale. Io ti ripeto, non può uscire niente che, se uno è convinto che Novax, tu puoi mostrargli tutte le ricerche del mondo. E infatti, anche Pietro ci dice che è molto più facile e semplicistico dare una spiegazione del tipo ci sono i metalli nei vaccini. Ma a me sta bene che il ritardato decida di non informarsi, di credere a una cosa che ha letto su internet. Però se fai il Novax, quello convinto, quello che si va a studiare le cose, come fai a non renderti conto che palesemente c'è una contraddizione? Ma perché allo stesso tempo studi dove vuoi tu, cioè se io, è quello che facciamo, diciamo sempre, no? Se io domani apro un sito e dico che il succo all'arancia fa venire causa impotenza e scrivo che io ho bevuto il succo all'arancia non mi tira più, no? Sicuro, ma se pubblico articoli per 3 anni, ma secondo te 100 persone non ci credono? Anche 1000. Oh, quindi capisci che tu ti basi, e questo continui, che so che non ti entra, però perché però tu ti basi sulla validità della prova scientifica. Cioè che secondo te se una cosa è scientificamente provato è vero, che è vero sui fatti, aspetta ti spiego, sui fatti, e i vaccini per esempio sono un fatto, è vero, hai ragione, ma sulle opinioni, sui valori, sulla psicologia della persona non funziona più. Va bene, ma nella scienza non c'è lo spazio per le opinioni. Io non posso dire secondo me c'è la forza di gravità, devo dimostrare che c'è la forza di gravità. No, ma assolutamente, io sono d'accordo con te su questo. Io ti sto dicendo, io non sono un fan della scienza quando la scienza prova a spiegare il perché l'uomo è al mondo. Ok, certo, ci siamo su questo. Sono d'accordo, su questo, anch'io. Ok. Quando invece sui fatti, che la scienza dimostra, perché poi chiaramente la scienza sbaglia, anche la scienza, certo, su questo siamo d'accordo, no? Sui fatti che però la scienza appunto dimostra,
in più occasioni, nel senso non è che dimostra una volta, ma che spieghi, non dovrebbe esserci discussione. Ma qual è il problema? E questo è un problema chiaramente postmoderno, dove, adesso devo semplificarlo in due minuti, ma in un mondo post seconda guerra mondiale, che appunto viene definito postmoderno, dove si stabilisce a livello filosofico, ma poi a livello contemporaneo, che il mondo è un'interpretazione, e quindi io posso interpretare il mondo come mi pare, perché non esiste più una sovrastruttura dominante che mi dà una visione del mondo, io posso interpretare il mondo come voglio. E quindi anche un fatto oggettivo, che nessuno mette in dubbio che sia oggettivo, come la forza di gravità, come il mondo che è una sfera, o come i vaccini, o come il veganesimo, che il veganesimo a me sta benissimo che uno mangi soltanto alimenti vegani, ma che venga a dire che l'uomo è stato storicamente vegetariano e vegano, allora possiamo dire quello che vogliamo. Va bene, ma allora passiamo all'etica allora. Oh. Cioè, allora, cioè, come fai a stare nel mondo in una società che guidata da altre regole? Parliamo da lì. No, non è, aspetta. Passiamo alla parte etica, che poi secondo me è la parte più interessante. La parte etica si divide in due tronconi, secondo me fondamentali. Affrontiamo il primo, poi affrontiamo il secondo. Io ti faccio una domanda, a te che sei comunque scienziato e hai una mentalità scientifica, e ti dico: uno Stato, comunque un governo, può imporre ai propri cittadini un medicinale, in questo caso parliamo di vaccino, un vaccino, secondo te? Ma secondo me non solo può, ma deve. Ok, perché? Perché è indispensabile per la sopravvivenza dell'uomo, cioè, perché sennò torniamo indietro di 500 anni e tutto quello che abbiamo fatto finora non vale più niente. Ok. Cioè. Il discorso però a quel punto sarebbe, perché poi dico, ognuno è libero di vaccinarsi, io sono libero di non vaccinarmi, tanto influisce solo su di me. È vero che non influisce solo su di me, perché ci sono persone immunodepresse che quindi in realtà poi vai a influire anche sulla vita delle altre persone. Però attenzione anche a un'altra cosa, perché poi le cose non sono mai fatti singoli, ma sono sempre una catena di fatti. Se noi abbiamo passato, noi abbiamo 30 anni circa, mal contati, se abbiamo circa 30 anni, ed è 30 anni che sentiamo dire, quindi probabilmente andranno avanti da molto prima, quanto tutto quello che conta nella civiltà occidentale, che voglio dire, credo sia indiscutibilmente la civiltà, non necessariamente migliore, però più progredita, che ha ottenuto di più nel corso... Più libera. Più libera, no, assolutamente più libera, che nei millenni, nei secoli ha ottenuto di più. E ci vantiamo giustamente che la libertà che abbiamo noi non ce l'ha mai avuta nessuna popolazione nella storia dell'umanità. Questa tanto decantata libertà porta anche a degli estremi in cui, certo, io sono libero ideologicamente, intellettualmente, fisicamente, di non sottostare a quanto mi viene detto allora, da un governo. Che tu, questa libertà comunque ha dei compromessi. Cioè, libertà non vuol dire anarchia, perché bisogna fare una distinzione. E ti faccio un altro, io sono d'accordo con te, un'altra analogia. Io sono d'accordo con te, nel senso parlavamo che l'altro giorno, nell'altra live, andatela a sentire, di Trump e Twitter, no? E abbiamo detto, Twitter è libero di fare quel cazzo che vuole se prima mi dà delle regole. Cioè, se tu mi dici prima che di questi argomenti non posso parlare, allora puoi entrare e puoi far parte di questa società. Allo stesso modo, la nostra società ha delle regole. Quindi, tu puoi avere tutte le cazzo di ideologia che vuoi. Puoi dire che la necrofilia a te piace. Certo. E che è la tua fede. Assolutamente. Sei liberissimo di farlo, ma non in questa società. Certo. Cioè, vuoi non fare i vaccini? Vuoi non prendere i farmaci? Vuoi ammazzare le persone perché per te l'omicidio non è un problema? Benissimo, però vivi da solo. Assolutamente, però il discorso, ripeto, all'interno di questa società, dove secondo me lo Stato fa benissimo a obbligare al vaccino, io sono d'accordo con te, perché poi lo Stato deve lasciarmi libero di fare, dire, pensare quello che voglio, quando però non vado a... Certo, a ledere la libertà degli esatto, altri. Ma più che la libertà, la salute degli altri. Certo. No? Però... Perché sennò non esisterebbe la polizia. Assolutamente. No, se cioè, no, allora no. Per me, io la mia macchina fa 250 km orari, stasera parto, mi faccio tutta l'autostrada a 250 km orari. Certo, esattamente. No, anche se mi piacerebbe. Certo. Però lo Stato fa bene a imporre questa cosa senza... Io sono d'accordo con te. Infatti, su questa questione etica, io non sono un fan della libertà assoluta, no? C'è un bellissimo esempio che avevo visto una volta su internet, dove un professore in un'aula universitaria diceva, per spiegare questo paradosso, diceva ai suoi alunni: giocate, no? E tutti stanno fermi. E lui diceva: se io non vi do delle regole prima, non potete giocare.
Io vi ho detto, giocate, voi avete la libertà assoluta di giocare, ma tutti sono stati fermi perché se non so le regole del gioco non posso giocare, ma non so cosa fare. Se invece io do delle regole, all'interno di queste regole tu puoi giocare come vuoi, nel senso che se le rispetti puoi fare come in ogni sport, per esempio, no? Sì. Do 100 regole, tu all'interno di queste 100 regole fai quello che vuoi per chiaramente ottenere il risultato che desideri. E quindi sei libero, ma sei libero all'interno di un recinto, se vuoi, di regole. Sì, infatti, secondo me lo sport calza anche in esempio. Assolutamente. Nel senso, il calcio è bello perché ha delle regole. Perché è un campo di 100 metri. Che vuoi. Esatto, se un campo fosse di 150 chilometri, e quindi 11 persone non si troverebbero probabilmente mai, il calcio sarebbe un pochettino meno divertente. Quindi è bello. Sì, io lo trovo poco divertente, certo, purtroppo, anche con il campo limitato. Tutto quello che a noi diverte è divertente perché ha delle regole, e quando una regola viene infranta in un modo, perché comunque succede che una regola venga infranta, è giusto che venga punita la persona. Quindi c'è questo filone dello stato, non vivo in uno stato libero, no, se è che ormai viene qualsiasi imposizione è quello assolutamente quello il problema, dalla mascherina a che sto in casa a tutto quanto viene visto come uno stato fascista, non stato italiano, stato in generale, stato fascista che mi impone una cosa fuori dal mondo e che va a ledere la mia libertà. Innanzitutto la gente dovrebbe ringraziare delle libertà che ha normalmente, perché, ripeto, infatti, non è mai esistita una società nella storia che abbia avuto un quarto delle nostre libertà, prima cosa. Secondo, ma non è che lo Stato si diverte a dirti di fare il vaccino, cioè ha un vantaggio di alcun tipo nel farti vaccinare o nel farti stare in casa se c'è un'epidemia fuori. Però esattamente, tutto viene visto come un'imposizione di uno Stato patriarcale, capitalista, cioè poi le parole una volta neoliberista, una volta uno che si riempie le parole la bocca con queste parole che poi non hanno avanti l'infinito. Esatto, viene vista come l'imposizione sul mondo. Il problema è che, come io dico su tutte le puntate, ma faremo il podcast che chiamerà così, il mondo è un po' più complesso di così, e quindi non è questione del patriarcato che vuole imporre chissà che o il capitalismo che vuole imporre chissà che, è questione che la libertà funziona, ma 60 milioni di persone, è chiaro che la libertà di uno può andare sulla mia libertà, siamo in 60 milioni, certo, perché sennò davvero sarebbe l'anarchia, ma l'anarchia della selvaggia, della savana, cioè dove io ti mangio perché ho fame e ti stupro perché in quel momento mi va di stuprarti. Io farei una bella cosa, prendere la Sardegna, esatto, Sardegna che tanto la Sardegna, bello il mare, però ci sono degli amici sardi che pochi, perché a giudicare le statistiche è pochi. Quindi prendiamo la Sardegna, ci mettiamo dentro tutti i Novax, i complottisti, gli togliamo tutte le antenne 5G, fate quello 3G, che volete. Fate quello che volete. Chi vuole può tornare in Italia. Io voglio vedere dopo 2 settimane chi cazzo rimane in Sardegna. No, certo, ma assolutamente, ma è quello il problema. Quindi da una parte c'è questo aspetto etico, comunque dell'imposizione, no? Di uno Stato, quanto può imporre. L'altro aspetto etico non me lo ricordo. Cos'è che stava dicendo poi? Qual è la seconda? Perché della limitazione. Ragazzi, mandateci i commenti, che qua noi partiamo per la tangente, esatto, e poi ci dimentichiamo cosa stavano dicendo. Qual è il secondo aspetto etico? Il primo appunto era su quanto uno Stato è giusto che mi imponga. No, il secondo aspetto etico, ecco, adesso mi è venuto in mente, è sulla libertà, ma sulla libertà di, se io sono libero di pensare quello che voglio, posso anche pensare una cosa che sia clamorosamente falsa. E posso anche scrivere un libro, cioè non c'è bisogno di un manifesto. E poi sono libero di vivere questa mia fantasia falsa. Cioè, se io sono convinto che sono l'uomo più bello del mondo e che ogni donna cade ai miei piedi soltanto guardando, io posso andare in giro nel mio quotidiano e vivere questa fantasia. Poi lascia stare che il mondo mi dà un feedback diverso da quello che mi aspetto. Questo poi conta fino a un certo punto. Però se permetto alle persone di pensare quello che vogliono, cosa che io ritengo assolutamente sacrosanta, devo mettere in preventivo che ci possa essere una persona, o in questo caso un gruppo di persone, che dicono che la Terra non è rotonda, che il 5G fa venire il cancro, non so, che Bill Gates sta cercando di venderci vaccini, le scie chimiche, cioè devo mettere in preventivo che esisterà su 60 milioni in Italia, ma su 7 miliardi nel mondo, delle persone che avranno delle idee talmente folli che loro si vedranno come dei geni, no? Perché loro ti diranno, ma anche Galileo all'epoca aveva visto così. Sì. E no, è vero, cioè loro dicono, è Galileo, perché c'è Galileo e Leonardo, sì, va bene, signori.
cioè, parte controlliamo il quoziente intellettivo di Galileo, Leonardo da Vinci, sì, poi controlliamo il tuo. Poi, però poi Galileo aveva delle prove scientifiche. Esatto. Prima che esistesse la scienza, cioè tu pensa quanto è avanti Galileo, tu non hai nessuna prova scientifica in un contesto in cui... E dici cazzate, però ti senti in dovere di... Però, capito, cioè questo è il discorso, no? Quindi, tu lo metti in preventivo. Ora, partendo dal presupposto che queste persone esistono, cioè che hanno delle idee che vanno contro... Anche la logica, anche la prova scientifica, cosa fai con queste persone? Ecco, impedisce... è una domanda che volevo dire. No, gli impedisci di parlare? Non puoi farlo, perché sennò a quel punto diventeresti uno stato fascista. Le uccidi? Ovviamente no. Cosa fai? Le ascolti, ovviamente. Il problema è che di solito queste persone sono delle persone molto rumorose, nel senso che hanno poi un... Poi i giornali ci giocano perché sì, il clickbait e tutto quanto. Però sono delle persone che hanno una cassa di risonanza molto forte. Secondo me fanno parte anche loro del nostro mondo. Ma secondo te è giusto non limitarli? Cioè nel momento in cui stai minando alla democrazia... Dipende cosa vuol dire limitarli fisicamente. No, magari non fisicamente, però per esempio se i social network, le pagine internet, Google e tutti sti cazzi bloccassero ed eliminassero tutti i post relativi a queste cose, come viene fatto banalmente con la pornografia, quindi tranquillamente fattibile... probabilmente si ritroverebbero nei loro gruppetti WhatsApp e rimarrebbero nel loro sì, piccolo, però la pornografia senza andare a distruggere quello che abbiamo costruito con 2000 anni di civiltà, per esempio. Sì, però anche lì sulla pornografia penso che ci sia un comune accordo che... Ma io trovo molto più sana la pornografia rispetto ai Novax e ai terapeutisti. Cioè... Sono d'accordo con te, però la pornografia non è che l'hanno stradicata, cioè esiste ancora, non esiste sui social network a cui tutti hanno un accesso più o meno libero. I Novax, cioè anche lì, cioè, io capisco, sono d'accordo con quello che dici tu come concetto, però anche lì stiamo andando poi su un territorio, qual è il pericolo che vedo io? Che parti dai Novax e poi puoi andare a fare una censura sempre più... magari sottile, sempre più fine, sempre più pericolosa su argomenti. Però dobbiamo definire censura, perché allora anche non poter postare un video di Pornhub su Facebook è censura? Cioè no, se accettiamo che una cosa è socialmente sbagliata, che poi ci sono vari punti di vista, perché io non trovo sbagliata per esempio la pornografia, non ci vedo niente di male, però siccome... finché è nel legale e non arriva ai minorenni. Esatto, però siccome purtroppo sui social è pieno di minorenni, secondo me è giusto che sui social però ci sia, purtroppo sui social c'è anche un sacco di gente che mio malgrado non è né diplomata e neanche al quoziente intellettivo per riuscire a capire una persona che gli spiega una cosa importante. Ok, però siccome, cioè tu devi mettere, voglio dire, sappiamo che in una società normale occidentale di oggi più o meno il 10% della popolazione ha un quoziente intellettivo sotto l'83, che è il quoziente intellettivo dell'esercito americano. Cosa vuol dire? Che se hai meno di 83 non puoi entrare nell'esercito americano. Non perché sono fascisti. È giusto togliergli il diritto di voto? No! Secondo me perché... una puntatina su questo argomento potremmo farla. Perché? Perché? Cioè, se hai meno di 83 di qui, tutta la complessità di ogni lavoro... non la puoi gestire, ok? Cioè tu riesci a gestire delle mansioni molto semplici, una alla volta sostanzialmente. Noi sappiamo che esiste un 10%, che poi 10% di 60 milioni non sono pochissimi. No, è quello il problema. Però cosa fai con queste persone? No, sui social non puoi postare quello che pensi. Non puoi, cioè, devi comunque, cioè, in una società libera devi accettare che esistano opinioni diverse, anche se sono opinioni che io e te, secondo me, in modo... corretto, riteniamo pericolose, perché però allo stesso tempo devi dar fiducia a chi le legge, a un ragazzino di 15 anni che le legge, che magari dice ah cazzo i vaccini così, poi appena cresce, appena sviluppa un po' di senso critico, dice ah guarda quanto sono coglioni questi. Cioè io non vedo in realtà, e con questo poi chiudiamo perché ci mancano 5 minuti, non vedo un grosso pericolo dei Novax o dei terapiattisti, nel senso che in realtà secondo me sono molto pochi, sono molto rumorosi, nel senso che hanno una cassa di risonanza in questo momento, magari da 2 anni non se ne sentiva più parlare, hanno una cassa di risonanza molto forte. Ma infatti quello è il problema, che io non credo che siano così pochi come tu pensi. Io non forse penso. Noi viviamo in una bolla di bellezza, perché io non so quanti non penso che arrivino a 1 milione di persone. Secondo me abbondantemente li superano invece. Può essere un programma, visto le Iene l'altro giorno, cazzo, c'era
una sala gremita ad ascoltare questa, no, questa, certo, questo rincoglionito che diceva che la terra è piatta, che i vaccini sì, ci stanno mettendo, però, per controllarci, certo, secondo me non è, cioè, così il problema è che poi i social aumentano ancora di più la percezione, cioè. Ma è tutta questione di percezione, perché poi non hai, cioè non lo so, però al di là di questo vedremo, sarà interessante vedere per esempio sul Covid, ecco, partendo dal presupposto che ci sono migliaia di persone che dicono che il Covid non esista, no? Certo. Però sarà interessante vedere quante persone si vaccineranno, quante persone non si vaccineranno. Quello sarà un numero interessante, perché poi potenzialmente in teoria dovrebbero vaccinarsi più o meno tutti. Sì, non succederà, secondo me. Non succederà, però lì sarà un dato interessante per capire quanto è diffuso il malessere nei confronti dei vaccini. Ragazzi, intanto mancano 4 minuti, se volete lasciarci un commento sulla puntata, diceci un po' la vostra, così magari ne parliamo gli ultimi 2 minuti. E quindi sì, bisognerà vedere quanta gente, però i vaccini veramente hanno un tasso di risposta molto, che sta scendendo molto, cioè la gente sta smettendo di fare i vaccini. Certo. È successo così con la meningite in Toscana qualche anno fa, e succede, cioè anno per anno è sempre peggio. Ma perché secondo te? Non lo so perché, secondo me è un po' ignoranza, un po' sto filone che il governo ci sta comandando, un po' che la gente perde la fiducia nel governo, nella scienza, in tutte quelle che sono le istituzioni che un tempo non erano discutibili, no? E che adesso invece possono essere messe in discussione. Basta vedere a scuola i ragazzini come si comportano con gli insegnanti, no? Allo stesso modo gli adulti si comporteranno con la loro, diciamo, figura di riferimento. Sì, di riferimento, quello che gli dà le regole, no? Per il bambino è l'insegnante a scuola, per l'adulto è il governo. No, certo, e ma purtroppo poi non c'è modo di invertire questo trend, o meglio. No, c'è modo, però la grande crisi scientifica che... Non, scusa, no, non ho detto male, ripeto. La grande crisi che la scienza dovrà affrontare è imparare a comunicare quello che... Questo sicuramente. Che trova giusto e che nessuno mette in dubbio, no? Perché se mi dici che la scienza dice che l'uomo è nato per questo, dici, ma potremmo discutere per ore, e va bene. Ma se tu mi dici che la scienza, in modo che nessuno scienziato del mondo dubita dei vaccini, come si dice, a quel punto bisogna essere in grado di comunicarlo. Ma il problema è che la scienza dà delle regole ma non dà risposte assolute, cioè un po' come la Bibbia, no? No, la Bibbia dà molte più risposte assolute, paradossalmente. Tra l'altro sì, anticipiamo l'apertura di Deep Religione che farà Ball, e no, la Bibbia da molto, cioè tanto è vero che ci sono tanti scienziati che credono in Dio, quando la scienza e la religione sono quasi sempre palesemente in disaccordo, sì, no? Ma hanno un modo di pensare molto simile, nel senso che, e questa è un'ipotesi di Galimberti, del filosofo, su cui io sono d'accordo, la triade biblica del passato come peccato originale, presente come redenzione, tra virgolette, o come scoperta, e paradiso futuro come paradiso e terra promessa come positività, lo ritrovi nella scienza, nel senso che è il passato di ignoranza, il presente di scoperta e il futuro di sviluppo, progresso e miglioramento. Quindi hai comunque dei filoni, cioè io non vedo assolutamente... Questo poi magari ne parleremo in Deep Religione quando poi lo apro. Io non vedo come scienza e religione antagoniste, le vedo come si occupano di due cose diverse. Ogni tanto purtroppo si accavallano, e secondo certo, me la religione entra nella scienza e la scienza entra nella religione, cioè capito? Quello che intendo io è che per esempio negli Stati Uniti c'è un altissimo tasso di gente che non è evoluzionista. Gli Stati Uniti, cioè, sono un popolo talmente meraviglioso che possono fare quello che vogliono, nel senso che se guardate Tiger King su Netflix, lo dico tutto, ma lo dirò tutte le puntate, perché solo negli Stati Uniti. Pietro dice vogliamo la puntata sulla Bibbia, una ne farò 50 se vi interessa, la faccio davvero, sarebbe molto molto comunque ragazzi, ci resta un minuto, quindi facciamo basta, un basta, po' dai. I saluti. E ricordatevi domani la puntata di Dipenscienza, iniziate a seguirlo, visto che appunto adesso conoscete la mia missione, ovvero quella di diffondere, diciamo, il verbo ai non scienziati. Suggeritemi anche delle puntate o qualche curiosità che vi viene in mente. Continuate a seguire Dipencrimini, che sta andando a tuono, on fire. E poi Palla oggi vi ha dato un grande sneak peek con Dipen Religione che faremo. Va bene. Quindi ragazzi, ci salutiamo, ci sentiamo domani e buona giornata. Ciao. Ciao a tutti.